Poracci, questa volta vi ho messo in difficoltà. In pochissimi avete riconosciuto Vigilante 8 e Leo64 ha pure scritto Villaggiante 8. Quindi il premio va a Raxil. La risposta più bella è quella di Rosalinda Natalizia, che tira fuori il crossover definitivo, molto meglio del roster di Ultimate. Bene, iniziamo la settimana con un nuovo round di solo risposte sbagliate. Di che gioco si tratta? Sbizzarritevi! Poracci, bentornati o benvenuti su TG Poro, l'unico format di YouTube Italia dove si parla di videogiochi con un microfono nuovo. Un lunedì così ricco non si vedeva almeno dallo scorso lunedì, e la puntata di oggi sarà una vera e propria miniera d'oro. Preparatevi perché parleremo di nuovo della GTA Trilogy e della situazione disastrosa del suo lancio, di Nintendo, del Joy-Con Drift e delle scuse per la qualità dell'emulazione del Nintendo 64. Prima di iniziare però, come al solito, vi invito a supportarmi nella conquista non violenta di YouTube Italia. Basta che lasciate un like e vi iscrivete al canale attivando la campanella delle notifiche. Poi, se proprio volete finanziare direttamente la realizzazione di questi video, trovate in descrizione il link al Patreon, il Patreon de Poracci. Bene, ho detto tutto, iniziamo! Bene, partiamo con qualche notizia al volo. Lo scorso venerdì, come suo solito, Nintendo ha deciso di uscirsene con una release a sorpresa. Di cosa si tratta questa volta? Beh, Twitch è finalmente arrivato su Switch. La popolare piattaforma di streaming ha fatto il suo debutto sulla console ibrida in modo totalmente random. Ci sono voluti quasi 5 anni, ma tutto è bene quel che finisce bene. Insomma. Purtroppo l'app sembra avere per ora molte limitazioni, non si può interagire con la chat né streamare direttamente da Switch e in più sono stati segnalati diversi problemi come crash improvvisi. Per ora direi che Twitch è meglio guardarlo da cellulare. Che ne dite? Secondo l'insider Emily Rogers, i lavori sulla remaster di Metroid Prime sarebbero finiti e la riedizione sarebbe prevista per la prossima estate. Rogers conferma che l'intenzione iniziale doveva essere quella di aggiornare solo il primo capitolo, ma dall'inizio dei lavori, nel tardo 2017, le cose sono cambiate e il progetto si è esteso fino ad arrivare a incorporare tutta la trilogia. Per ora però potrebbe essere il momento di far uscire solo il primo Prime, ma nessuno sa se i piani siano cambiati dopo la pandemia. Vi ricordo inoltre che oggi alle 18:40 ci sarà una stream di Microsoft dedicata ai 20 anni di Xbox. Non sono previsti annunci di nuovi giochi, ma si parla molto di possibili aggiornamenti sostanziosi al catalogo della retrocompatibilità. Molti titoli potrebbero giovare dell'FPS boost e altri benefici dettati dagli hardware moderni. Per quando guarderete questo video, l'evento sarà già terminato. Ne parleremo di sicuro nel TG Poro di domani. Poracci, mi dispiace per voi, ma dobbiamo assolutamente tornare a parlare della GTA The Trilogy The Definitive Edition, perché purtroppo le cose non sono assolutamente andate come era lecito aspettarsi. La versione Switch ha degli evidenti problemi tecnici, ma questa volta la colpa non è da ricercarsi nei limiti hardware della console ibrida. No, perché qualsiasi versione della Trilogy è un vero e proprio disastro di ottimizzazione. E quello che è ancora peggio è che Rockstar sta gestendo tutta la situazione in modo pessimo. Ci troviamo a uno scenario molto simile a quello che è successo lo scorso anno con Cyberpunk. Diciamo che noi utenti Nintendo siamo ormai abituati, o quantomeno preparati psicologicamente, ad accogliere delle remaster fatte pigramente. Tra la 3D All Stars e l'emulazione Nintendo 64, di cui torneremo a parlare fra poco, purtroppo ne abbiamo viste di tutti i colori e sappiamo che per valorizzare nel modo migliore le vecchie glorie del passato, a volte è necessario un impegno e uno sforzo che molte case di produzione sembrano non voler riporre in questo tipo di produzioni. Anche un colosso come Rockstar è scivolato di brutto sulla questione remaster, ma credetemi, qua si va ben oltre la semplice pigrizia. La The Trilogy, The Definitive Edition è un lavoro approssimativo, svogliato e fatto senza il budget adeguato, e il risultato è disastroso. Rockstar ha affidato a Grove Street Games il compito di modernizzare i tre grandi classici dell'era PS2, ma lo studio non si è dimostrato all'altezza del compito. A quanto pare la strada scelta è stata quella di prendere la base delle remaster apparse una decina di anni fa su cellulari e utilizzare un'intelligenza artificiale per prendere tutti gli asset, aggiornarli e importarli su Unreal Engine 4. La conversione ha portato con sé una quantità di problemi che è impossibile approfondire in un TG Poro.
frame rate scandaloso, continui micro freeze, effetti come la pioggia applicati in modo errato, piove anche sotto i ponti, modelli sproporzionati, hitbox sballate, compenetrazioni e anche refusi nelle scritte presenti per strada. Ad essere mancato è stato il controllo qualità da parte di Rockstar, tanto che l'azienda è stata costretta a ritirare il gioco dal commercio nella versione PC per 3 giorni e a renderlo inaccessibile dal suo launcher proprietario anche a chi aveva già acquistato il gioco. Questo perché all'interno del codice di gioco sono stati trovati elementi che non dovevano essere presenti, come le tracce audio di cui era scaduta la licenza e anche gli asset dell'Hot Coffee, scene problematiche che in passato alzarono un bel polverone. Se vi interessa, vi lascio qua sopra il link a un video dove parlo in modo approfondito di questo scandalo. Il risultato è una fanbase imbestialita, review bombing su Metacritic e tante, tante richieste di rimborso da parte degli utenti delusi dalla qualità del prodotto. Ci troviamo in una situazione molto simile a quanto accaduto con Cyberpunk. Rockstar ha scelto deliberatamente di non mostrare nulla dei giochi fino al giorno dell'uscita. A me ha anche segnalato un video dove riportavo immagini del trailer di gioco prima dell'11 novembre. Ha poi inviato le chiavi ai recensori il giorno stesso della pubblicazione, rendendo sostanzialmente impossibile informarsi adeguatamente sulla qualità delle remaster. Per me si tratta di una grandissima delusione e domani troverete la mia recensione sulle pagine di EveryEye, però intanto voglio chiedervi, secondo voi la reputazione di Rockstar verrà danneggiata da un lavoro del genere? Anche immaginando una roadmap pensata per correggere tutti questi problemi, avrà senso aspettare un altro anno per giocare alla vera versione definitiva di questa trilogy? Ma torniamo dalle parti di Nintendo e tiriamo in ballo il buon Doug Bowser, intervistato da The Verge. Ogni volta che il presidente di Nintendo America prende parola, un po' mi si stringe il cuore. La capacità con cui Bowser cerca di girare intorno a delle risposte che non può dare mi ricorda un po' i tempi del liceo, quando si veniva interrogati e nessuno aveva studiato, ma si provava comunque a scucire una sufficienza. E questa volta si è parlato di argomenti veramente caldi, come il Joy-Con Drift e l'emulazione su Nintendo 64. Come ha risposto Doug Bowser? In realtà qualcosa di interessante lo ha detto. Si parte da un'affermazione secca dell'intervistatore che gli fa notare come i fan si lamentino della scarsa qualità dell'emulazione dei giochi Nintendo 64 su NSO. Il presidente di Pronta Risposta ha affermato che siamo continuamente in cerca di migliorare le nostre feature online e i giochi al loro interno e cerchiamo di aggiungere valore tramite più servizi e più giochi man mano che andiamo avanti. Prendiamo il feedback dell'utenza con molta serietà e continuiamo a cercare strade per migliorare le prestazioni generali. Per noi la cosa più importante sono la qualità e un grande contenuto all'interno di una proposta di grande valore. Beh, diciamo che anche se YouTube toglierà presto la barra dei dislike, è praticamente impossibile non farsi un esame di coscienza di fronte a una tale ricezione negativa. Quelli di Nintendo sembrano buoni propositi, però si tratta sempre di parole troppo vaghe. Quando vedremo questi miglioramenti, in cosa consisteranno? Tra un anno, come sarà cambiata l'offerta del pacchetto aggiuntivo e quanti giochi saranno stati inclusi nei cataloghi del servizio in abbonamento? Sono sempre più convinto dell'idea che affermazioni del genere lasciano il tempo che trovano, se non accompagnate da una roadmap, cosa che Nintendo non sembra avere intenzione di fare. In fondo ci sono voluti anni prima che l'azienda riconoscesse effettivamente l'esistenza del Joy-Con Drift e la storia è cambiata più o meno da quando sono iniziate a spuntare le class action dei consumatori contro l'azienda di Kyoto. E anche su questo argomento Bowser ha confermato l'interesse di Nintendo a risolvere la situazione, ma non ha dato nessuna risposta abbastanza concreta da poter risultare rassicurante. Nei primi 5 anni del ciclo vitale di Switch, ha affermato il presidente, abbiamo osservato il modo di giocare degli utenti, come si sono usurate le componentistiche riportate in assistenza dai giocatori e abbiamo fatto continui miglioramenti generali ai Joy-Con, stick analogici inclusi. Quest'ultima versione, la OLED, presenta l'ultima revisione degli stick, che è ora disponibile anche su Switch base e Lite. Quindi sì, i miglioramenti ci sono stati, i Joy-Con di OLED dovrebbero aver risolto in parte il problema e nuove ondate di Joy-Con classici dovrebbero presentare gli stessi miglioramenti. Ma dico, spiegare magari in cosa questi consistano? O renderli semplicemente distinguibili dalle vecchie versioni per evitare così di continuare a comprare lotti fallati o non aggiornati?
Era troppo difficile? L'atteggiamento di Bowser è sempre lo stesso ed è chiaro che le direttive e le decisioni che contano arrivino dal Giappone e la divisione americana si attiene semplicemente alle linee guida imposte da Oriente, però su certi argomenti andrebbe utilizzata molta più chiarezza, anche per contenere in modo efficace i danni scaturiti da decisioni sbagliate. Insomma, secondo voi, Nintendo sistemerà la situazione dell'emulazione Nintendo 64? Il drift è veramente un problema del passato? Qualcuno di voi lo ha riscontrato su OLED? E questo poracci era tutto per oggi, vi ringrazio per essere arrivati fino in fondo e vi aspetto qua sotto nei commenti per discutere assieme delle notizie del giorno. Noi ci vediamo domani con un nuovo video, voi mi raccomando, fate i bravi, riposatevi e nerdate duro. Io sono il Poro Trilogy, Michele Drift, ciao! Ehi, fermo! Se questo tipo di video ti piace, prendi in considerazione l'idea di supportarmi sul Poreon, il Patreon dei poracci. Con un piccolo contributo mensile mi puoi aiutare enormemente a portare avanti i contenuti qua sul canale e in cambio ricevi anche delle ricompense di tutto rispetto, come retroscena, anteprime e anche live esclusive dove andremo a caccia di retro game. Ti lascio il link in descrizione e ricordati che poracci si diventa! Iniziamo! Iniziamo!